Anche in un giorno infrasettimanale con l'anno scolastico concluso, percorrere le strade di Salerno è complicato. Da giorni la città è nella morsa del traffico, ad orari e per motivazioni differenti. Ormai, per quanti si mettono in auto per raggiungere luoghi di lavoro e non soltanto, è un incubo anche solo percorrere pochi metri. Incidenti stradali con conseguenze che si ripercuotono sulla viabilità dell'intera città, cantieri aperti in diversi quartieri ed infine la totale anarchia tra auto in doppia fila, sosta selvaggia, fenomeno che sempre più si fa difficoltà a controllare. Non esiste un monitoraggio dei flussi di traffico. Troppo spesso, come nel caso di un incidente stradale, è complicato infatti il dialogo tra forze di polizia e municipale affinché si possano predisporre pattuglie o anche solo dare indicazioni rivolte agli automobilisti di strade particolarmente trafficate, lasciando quindi a questi ultimi la possibilità di percorrerne altre. In mattinata, ad esempio, un guasto ad un tir all'altezza dell'uscita autostradale a Vietri sul Mare, lungo la diramazione tra Costiera Amalfitana e Cava dei Tirreni, ha avuto ripercussioni anche sulla città di Salerno, bloccato l'incrocio tra il viadotto Gatto e via Benedetto Croce, quindi anche via Indipendenza. Da quanto tempo è nel traffico? Meglio che non te lo dico, da stamattina. Sta strada è pericolosissima e ci sta tutto. È troppo pericoloso. Questa strada. Tempo è nel traffico? Guardi, circa 40 minuti. Per fare quale tragitto? Da Casamanzo a qui. 40 minuti? Sì, più o meno, diciamo non Casamanzo, insomma la zona di Salabagnano, ecco. Ci stanno sempre questi lavori allo svincolo di Salerno. Io abito ad Angri, però lavoro a Salerno, è dal 2019 che ci sono sempre questi lavori, è una cosa incredibile, guarda. I politici salernitani ci hanno abbandonati, siamo nell'Inguria, dall'A alla Z, una galleria che non c'è, traffico, cose. Qua stiamo imbattendo. Sono venuto a San Leonardo, qua ci è messo un'ora e mezza. Capitolo cantieri, quello di competenza SIS all'altezza del viadotto Madonna del Monte sulla 3 sarà rimosso giovedì notte, quello invece di competenza ANAS all'altezza del viadotto del Seminario, dove si sta lavorando per l'installazione dei pannelli fonoassorbenti, sarà rimosso il prossimo 30 giugno. Traffico anche su via Carmine, qui il cantiere aperto per alcuni interventi del comune di Salerno per il ripristino di elementi di arredo urbano si chiuderà il prossimo lunedì, ma resta il problema della doppia fila e degli ingorghi inevitabili di auto, mentre sono assenti agenti della municipale. Il corpo infatti non ha unità sufficienti per far fronte a tutti i compiti a questo demandati. Non sono invece finiti i disagi sul lungomare all'altezza del Grand Hotel, dove da alcune settimane è aperto un cantiere di Salerno Sistemi per la sostituzione della rete idrica. Lavori prima iniziati e poi fermati perché si è voluto attendere la conclusione dell'anno scolastico e che ripartiranno il prossimo lunedì. Si dovrà lavorare su doppi turni dalle 6 del mattino fino alle 22 per dimezzare i tempi, ma saranno comunque impiegate almeno 4 settimane. Per gli interventi sarà necessario chiudere una carreggiata del lungomare.